Il retroscena dal Corriere della Sera, dialoghi in buvette, attori Barani, Romani, regia Napolitano. Tra la buvette e il Salone Garibaldi, gli azzurri sono già in festa. Più felici ancora sono i senatori di Verdini. C'è la fiducia e vai, la legge di Denis è salva. Lucio Barani è questo che fanno. Abbiamo fatto il DNA al figlio e abbiamo visto che lo abbiamo concepito. Grande poeta, bella metà. Il rosa... Dato Airola, non è con me. Dato Airola, non commenti l'intervento del senatore Grillo. Già abbastanza. Non è un disturbo. È già abbastanza. Il Rosatellum è la stessa legge che abbiamo depositato noi 6 mesi fa. Quando Verdini è entrato in maggioranza. Dice... Senatore Rola, l'ho già richiamata. Allora, la richiamo all'ordine per la terza volta. Lei non può commentare. Presidente. Se vuole chiede la parola, ma non può commentare mentre parla un altro senatore. Diciamo... A due voci non abbiamo mai fatto l'intervento a due voci con coro e con coro. Sarebbe una prima volta. No, senatore Rola, lei non ha la parola. Prego. Abbiamo visto. Prego, non inquini l'intervento del suo collega senatore Grimm. Diciamo che manterremo il figlio passandogli l'assegno mensile. Non vogliamo che muoia fino alla scadenza naturale. Paolo Romani? Paolo Romani, perché lui ha letto l'articolo, quindi sa. Questa legge realizza tutte le nostre aspirazioni. C'è l'impianto proporzionale, c'è la coalizione, ci sono i collegi, i listini corti. Se prendiamo la Sicilia arriviamo a Palazzo Chigi. Queste sono le parole di Paolo Romani. Perché qualcuno gli chiede, lei e Zanda siete inseparabili? Sì, ci sentiamo molte volte al giorno, anche la domenica. Ora Presidente, questa legge, dopo aver letto questa sceneggiatura, è il frutto, e non c'è nulla da ridere, dell'orgia Verdini, Renzi, Berlusconi, con Zanda maggiordomo a reggere la candela e Alfano a fare il palo dietro la porta. Tutto il sistema si è attivato per proteggere la propria poltrona e il vitalizio. Tagliatevi i vitalizi e non la democrazia. Questa è la cosa che dovreste fare.